Approdavano a Malpensa da Lima in Perù, via Madrid, con gli abiti intrisi di cocaina. Al termine di prolungate indagini, la Guardia di Finanza ha arrestato 8 persone, tutte italiane, accusate di traffico internazionale di droga, sequestrate armi e denaro contante. Ha già fatto Cilecca. Vivalto, il nuovo treno per i pendolari lombardi in servizio sulla tratta Milano-Cremona-Mantova. Il convoglio delle 6:41 da Mantova non è mai partito e quello delle 8:50 ha fatto la stessa fine. I pendolari sono stati costretti a soluzioni di emergenza, arrivando a Milano con oltre un'ora di ritardo. 5 feriti nello scontro tra 2 auto a Comanduno di Albino, tra i quali anche 2 bambini di 10 e 12 anni. Sul posto il 118 e la polizia locale di Albino. L'incidente è avvenuto in corrispondenza del semaforo all'ingresso della frazione. Bergamo rende omaggio con una mostra all'artista viaggiatore Enrico Prometti. A partire da sabato 5 aprile le sue opere saranno a disposizione del pubblico nelle sale del Museo Storico, nella Galleria d'Arte Contemporanea e nelle sale del Museo Civico. Vi resteranno fino al 2 giugno. Rapina alla banca di Piazza Garibaldi a Caravaggio. 2 uomini a viso scoperto sono entrati nella filiale e minacciando il direttore si sono fatti consegnare circa 8.000 euro. Sono poi fuggiti a bordo di un'auto di un complice che li stava aspettando all'esterno. Si terrà al Centro Giovanile San Luigi di Via Bottesini a Crema il convegno organizzato in occasione dell'anniversario della morte di Don Primo Mazzolari. Il sacerdote sarà ricordato con un incontro di studio in programma sabato mattina su tema di liturgia. Alle 17 ci si sposterà a Cremona per la presentazione della biografia curata da Don Bruno Bignami. Un trentenne che era in sella alla sua moto è deceduto questa mattina in Corso Europa Ro. Sul posto, oltre ai soccorsi, risultati vani, anche la polizia locale. L'uomo si è schiantato contro una vettura a forte velocità. Un 44enne è stato accoltellato questa mattina durante una rapina in zona Gambara a Milano. 2 nordafricani lo hanno avvicinato ed hanno cercato di strappargli la borsa. È ricoverato in ospedale. Portare bambini e ragazzi al cinema è l'obiettivo dei 2 progetti lanciati dal Comune di Crema in collaborazione con la Multisala di Portanova. Con un costo ridotto di 3,50 euro sarà possibile rivedere alcune delle pellicole più fortunate dedicate a bambini e ragazzi. Si inizia sabato alle 17 con gli Aristogatti, ultimo appuntamento il 31 maggio con Re della Terra Selvaggia. Un 26enne del Bangladesh è stato rapinato in via Farini a Milano. L'uomo è stato assalito da 3 persone dell'est europeo che lo hanno costretto a consegnare lo zaino che aveva con sé. I ladri non si fermano neanche davanti a delle strutture speciali. Questa notte, infatti, ignoti sono entrati nella scuola d'arte Bergognone di Viale Pavia Lodi, una scuola che si occupa in particolare di giovani disabili. I ladri hanno rubato alcune opere ed hanno causato numerosi danni alla struttura. 2 rumeni e 2 moldavi ubriachi sono stati arrestati a Carugate dopo una rissa scoppiata all'interno del centro commerciale. Hanno tutti tra i 27 e i 38 anni. Uno di loro ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del Policlinico di Monza. È stato Alessandro Manfredi, presidente provinciale dell'Auser Lodigiana, ad aprire il convegno dedicato alla presentazione del progetto Auser. Nell'aula magna del Verri lo hanno ascoltato i rappresentanti dei vari gruppi attivi nei comuni dell'Lodigiano. Si tratta di una realtà estesa e capillare che garantisce servizi ausiliari alle persone in difficoltà, agli anziani in particolare. All'incontro è intervenuto anche il presidente nazionale dell'Auser, Enzo Costa.
due sedicenni sono stati segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana durante i controlli antidroga all'Istituto Ettore Conti di Milano. Altra droga è stata trovata nei corridoi.